Alla fine dell'era Sengoku, scontri continui martoriavano il Giappone. Il fuoco della guerra divampava, infuriando fin nel cuore dei monti, nella terra di Ashina. Spadaccino, Ashina Ishin, prese il potere con la forza. Ehi, randagio. Non hai più niente da perdere. Oh. Intrigante. Vieni con me, lupo affamato. Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Si allenò senza sosta e infatti diventò un maestro shinobi. Non scordare mai i codici degli shinobi. Seguirai sempre la mia parola di padre. E poi seguirai quella del tuo signore. Da oggi, il tuo signore sarà lui. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Capisci? Vero? Circa 20 anni dopo il colpo di stato di Ishin, il clan Ashina era sull'orlo del collasso. E lo shinobi, noto come il lupo, aveva perso tutto. L'uomo che lo aveva accolto e il ragazzo che aveva giurato di proteggere. Shinobi, apri gli occhi per il bene del tuo signore.
Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a quello che sarà il mio primo episodio su Sekiro Shadows di Twice. Allora, quello che avete appena visto era ovviamente il video introduttivo. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like all'episodio per cominciare a sostenere questa serie che porterò regolarmente ogni giorno insieme a quella di One Piece World Seeker, magari un episodio la mattina e uno pomeriggio. Vi invito inoltre ad iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi e ovviamente a commentare e farmi sapere che cosa ne pensate del gioco. Allora, vediamo qui, raccoglio oggetto, X, una lettera gettata in un pozzo, lupo di Kuro, il destino attende la torre della luna, fuggi dal pozzo e raggiungi la torre baciata dal chiar di luna, puoi farcela anche senza spada, sii silenzioso e vigile. Ok, quindi una specie di tutorial immagino. Ah, così si abbassa, salto, a mezz'area, avvicinati a un muro, salto a parete, ok. Lago Ashina. Ho la vita molto bassa, penso di dover andare di qua. Accostati. Scostati dal X. Allora, furtività, si accovacciati nei cespugli e nasconditi sotto i pavimenti per avanzare non visto. Non hai una spada, perciò muoviti furtivamente per evitare i nemici e raggiungi la torre della luna. Un segnale d'allerta apparirà sulla testa dei nemici che stanno per scoprirti. Quello shinobi in fondo al pozzo. Non l'abbiamo incatenato né legato in nessun modo. La cosa non vi preoccupa? Per nulla. Non solo è disarmato, ha perso ogni volontà di vivere. Ok. È solo un codardo. Non merita la nostra attenzione. Sì, ma io qua rischio però. Boh, neanche tanto. Oggi la luna splende luminosa sulla torre della luna. Forse l'erede divino approfitterà di quella luce per leggere. Forse, ma incarcerare un bambino, poveretto, mi fa pena. Davvero? Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. Ok, andiamo avanti. Proseguiamo, nascosti dalla vegetazione. Penso di aver fatto la cavolata o... No, no, invece no. No. Ah no, è giusto, è giusto, è giusto, va bene. Mamma mia, pensavo di cadere di sotto. X, tirati su. Wow, pensavo già. Un attimo di pazienza, amici, perché qua... Ah, ok. Devo premere, dopo aver saltato, devo premere X, ok. Ho sbagliato, va bene. Mi viene ovviamente automatico premere A invece che X, perché ovviamente... Oh, ma c'è uno lì. Vediamo se riesco a entrare di qua. Beh, ce l'ho fatta, dai. Ah.
Hai fatto bene a venire. È passato troppo tempo, Lupo. Sono qui per liberarvi, mio signore. Beh, allora... alza la testa. Cosa mi dà? Una spada? No. Un tubo? Cosa, Bimaru? Ah no, è la spada, che stupido. Buon Shinobi. Secondo il patto di fedeltà con il tuo signore, dedicherai la tua vita a servirmi. Come ordinate. Ok, quindi finalmente abbiamo una spada. Una katana donata da Kuro, l'erede divino, un cimelio della famiglia Hirata, ramo cadetto degli Ashina, ritenuta, perduta e tornata tra le mani del lupo. Il nome Kusabimaru incarna un mantra. Uno shinobi ha il compito di uccidere senza abbandonare la pietà. È un mantra che la spada stessa può manifestare, ok. Allora, la vita è bassa comunque, parliamo con lui. Lupo fedele, vedo che sei ferito. Ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Una fiaschetta speciale con delle acque medicinali. Usala per curare le tue ferite. Allora, fiaschetta piena di medicinali che ripristina la vitalità. Riposare permette alla fiaschetta di riempirsi di nuovo. Realizzata da un apprendista di Dogen, o Dogen, non lo so, lo straordinario cerusico. Nonostante possa sembrare strano che la fiaschetta si rabbocchi da sé, il suo segreto è da ricercare nei semi al suo interno. Mio sire. Dunque, sei stato ferito gravemente. In seguito. In seguito a cosa? Non ricordi quella notte? No. No, ne parleremo più tardi. Ora, dobbiamo fuggire dal castello Ashina. Come volete. C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato che ci porterà fuori dal castello. Lord Ishin me ne ha parlato una volta. Ti chiedo di trovare quel passaggio segreto. Dopo averlo trovato, dammi un segnale con un fischio. Sai, come eri solito fare tanto tempo fa. Ti raggiungerò appena lo sento. Ok. Allora, usare gli oggetti rapidi. Ok, uso l'oggetto rapido, scorre gli oggetti rapidi, va bene. Allora, bloccato, inventario. Ancora? C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato. Ok, va bene. Compresse medicinali che ripristinano lentamente la vitalità. Una cura segreta tramandata in queste terre, usata in battaglia da tempi immemori al servizio della rinomata resistenza dei guerrieri Ashina. Una confezione piena di compresse può essere usata anche come amuleto da battaglia. Ho fatto un po' di casino, a parte questo va tutto bene. Ok. Magna. Un attimo che alzo un po' il volume. Allora, gli shinobi puntano a spezzare la postura avversaria. Un modo per farlo è attaccando il nemico, ok. Quando un nemico ha la postura spezzata sarà vulnerabile ai colpi mortali shinobi. Allora, RB attacco, RB su un nemico sbilanciato, colpo mortale. Wow! Spettacular!
Una volta attaccare continuamente il nemico non è abbastanza. A volte, scusate, attaccare continuamente il nemico non è abbastanza per rompere la sua postura. Deviare gli attacchi in un altro modo per danneggiare la postura nemica. LB. Wow! Mamma mia! Aggancia il bersaglio, tienilo davanti a te per attaccare, deviare e compiere altre azioni in combattimento. Allora, RB... sì, scusate. R, aggancia, sgancia. Ok. Dai, fatti sotto. Chi è il prossimo? Nessun altro coraggioso? Oh cavolo. Colpisci subito dopo aver deviato un attacco per eseguire un contrattacco su deviazione. Danneggerai la postura del nemico senza dargli al momento giusto deviazione. LB. Vabbè, quello che facevo fino adesso. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se c'è qualcosa. Pugno di fuliggine. Fuliggine compressa in una massa compatta. Lanciala contro un nemico per distrarlo temporaneamente. Non cadere. Ah, ok, va bene. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Qui. Ah, qui, bastava andare qui, ma va. Non si apre da questa parte, ok. Quanto scommettiamo che c'è ancora un grande amico dall'altra parte? Penso di essere lontano dalla mia meta. Oh porca! E chi la sapeva questa? Ok. Siamo a cavallo, ragazzi. Forse ce la facciamo per oggi. Ovviamente, essendo la prima volta che ci gioco, anche un po' nuovo per me. Quindi, mi raccomando, vi prego, abbiate pazienza.
Forse sto sbagliando qualcosa. Ma non c'è una mappa per far vedere dove devo andare? No, giusto per sapere, perché qua la vedo dura. Vuoi chiamare l'erede divino con un fischio? Ah sì, che stupido. Si direbbe la via di fuga, ok, sì. Ok, questa dovrebbe essere la conclusione del primo episodio. Lupo, l'hai trovato. Ora andiamocene da questo posto. Sì, sire. E pensare che questo è l'unico modo. Sfuggire a quella linea di sangue è l'unica soluzione. Ok ragazzi, ora si conclude qui il nostro primo episodio. Mi raccomando, non perdetevi domani pomeriggio il seguito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like all'episodio, a commentare per farmi sapere come vi pare il gioco, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e grazie!